signori Grissinis, due tipi magri e smunti che non ridevano mai. Misi il peperoncino nel tubetto del dentifricio e code di rospo nella crema di bellezza della signora Grissinis. Scivolò poi sulla ringhiera delle scale e arrivò in un baleno in cucina. La cuoca Teresa russava davanti a una grossa pentola di brodo. Dalla tasca grande come la bocca di un drago, Nicolas tirò fuori un paio di calzini puzzolenti e li gettò nel brodo. Passò quindi senza problemi attraverso la porta della camera di zia Cornelia, che dormiva fischiando come un treno. E gli spalmò la faccia con pura maionese. Tagliò poi un cuscino e appiccicò tutte le piume su quel faccione. Così la zia diventò il mostro più mostro che si fosse mai visto. Passò davanti al gatto Video e gli legò la coda allo schienale di una seggiola. Il gatto aprì un occhio e, pensando ad un brutto sogno, tornò al suo pisolino. Nicolas filò poi alla velocità della luce verso il soffitto. In un angolo vide il ragno Gianni che sonnecchiava beato. Si fermò poi davanti al grande specchio dell'ingresso e provò tutto il suo repertorio di boccacce. Insieme corsero alla dispensa e fecero fuori 10 barattoli di Nutella, 7 prosciutti, 2 quintali di popcorn, un frigorifero di gelati. Il lenzuolo di Nicolas si gonfiò, la pancia di Poto divenne una grossa botte. Diventò un ruttore. Il castello bianco tremò. I signori Grissinis urlarono dal bagno in preda allo spavento. La cuoca Teresa lanciò uno strillo che ruppe 700 bicchieri. Zia Cornelia si svegliò. Il gatto Video cominciò a correre e a saltare trascinandosi dietro la pesante sedia. Il ragno Gianni per la paura cadde dal soffitto. In quel fracasso infernale Nicolas e Poto ridevano tenendosi la pancia diventata come una montagna. (Ride)
mondo divenne rosso rosso, come un vestito